faccia. Oh, sì, però non me la può, non me la può spezzare così Fortnite. C'è, c'è. Oh, allora, allora chi, oh, ma neanche il tempo di iniziare a giocare, che già mi arrivano gli invidi. Mortacci vostra. Allora, dato che sei nella crew. No, come sono nella crew? No, ragazzi, non ho annullato l'abbonamento di nuovo. Non ho annullato. No, ragazzi, io non ce la faccio più. Questo abbonamento che ogni mese mi costa 13 euro, mi dimentico sempre di toglierlo e mi rimane sempre. Non c'è. Non vorrei impazzire. Ok, calma, 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 calma. Merda, quindi questa, questa è la nuova, diciamo, come si può dire? La nuova cavalieressa. È un po' reworked, anche perché come abbiamo visto anche tipo nei trailer, un po' tutte le skin in realtà sembrano un po' revampate, ecco. Cioè, vediamo delle skin vecchie ma revampate. Ma la lobby è veramente così, eh? Ma mi si è buggata a me o hanno messo veramente la lobby così? No, non ditemelo. Pass OG. Cioè, l'hanno rinominato Pass OG davvero? Calma, ragazzi. Qua mi sa che ora si impazzisce, io ve lo dico. Bello anche il piccone esteticamente, nulla da dire. Cioè, perché giustamente il rework è fatto comunque con le grafiche nuove. Quindi ogni cosa viene fatta ovviamente con i nuovi design, capito? Ovviamente non è che il design è di anni fa. Cioè, quindi tutte le cose sono molto più dettagliate e molto più fighe. È un mix delle emote vecchie! Sono tutte! Non ci credo. No, vabbè, frate! È tutto un mix! Altri VBX che non possiamo rifiutare. E poi c'è lei. Ah, merda, quindi hanno fatto lei tra Renegade e Lynx. Minchia, sì, è una figa da paura, però. Cioè, guarda la faccia per la Madonna. Cioè, è bellissima lei così. E poi lei. Ah, merda, quindi proprio diversa. Ok, quindi tipo stile RGB che cambia colorazioni con la maschera, tipo più arrabbiata. Ok, forse preferisco più la prima versione. Mi piace il fatto che si veda la faccia del personaggio perché veramente c'è proprio una faccia strafiga. Alti V-Bucks e poi c'è la skin. La skin, ok, sempre ovviamente bella gigante. Questa volta non ha l'elmo. Quindi dovrebbe essere pura in questo modo. Vabbè, fatta bene, non la utilizzerei mai, ma è fatta oggettivamente bene. Poi invece qua abbiamo con la seconda versione, quella un pochettino più customizzata. Abbiamo lui, con la grafica ovviamente un pochettino più revampata con l'elmo. Quindi lui è la skin finale del pass. Vabbè, ci sta in realtà, perché molti magari si chiederanno, ma come mai solamente 7 pagine e solamente 50 livelli? Perché ricordiamo ragazzi che la season tecnicamente dovrebbe durare per l'appunto soltanto un mese. Infatti anche qua sotto c'è scritto che durerà fino al 3 di dicembre. Ah! Dove l'hai vista sta roba? È customizzabile! Porco zio! Quindi cambia tipo tutte le colorazioni. Ma veramente? Ma io sta cosa non l'avevo vista. Ma in che senso? Cioè io lei la posso customizzare già forse adesso a livello di colorazioni, ma non posso modificare le altre cose perché giustamente... Vediamo se posso... Eh sì! Perché i colori sono già sbloccati. No vabbè frate, ma sta skin spacca di brutto. Cioè è fuori di testa, capisci? Cioè non è normale questa skin. Ragazzi, è la lobby vecchia. Una lobby vecchia. È la lobby vecchia, frate. Porca. Signori, io direi che la prima zona da esplorare è solo una. Non devo aggiungere niente, non devo dire altro. Dobbiamo uscire da Pinnacolo e esplorare la mappa, ve lo giuro. Non ho proprio bisogno. Proprio è una mia necessità culinaria, economica, aziendale, capito? Madonna, il Famas. Mi servirebbe un'arma decente. No, il pompa quello sotto. No, ragazzi, ma che armi so? Cioè, io non posso girare con queste armi, però, capisci? Cioè, mi sembra un po'... Capito? Come dire? Quanto godo, te lo giuro. Balla per me. Sono pure i rampini, raga. Eh sì, è normale, è normale. Aveva 10 utilizzi, se non sbaglio, il rampino. Mi servono delle cure, però, cioè, sto messa malissimo. Oh! Oh! Potevo fare headshot così godevo tantissimo, cioè, no. Giustamente, devo fare body. Ok, devo dire che il loot, come ricordavo io nelle season quelle lì, era veramente tragico, eh. Cioè, a livello di loot proprio non è cambiato nulla. Quindi, ti restano gli airdrop, giusto, immagino? Sì, ci devono essere forza gli airdrop, sennò... What the fuck is going on? Ah, ho capito. Beh, il no scope è stato bello, però. Non mi fai pagire. Calma.
Povero gabbiano. Ha perduto la compagna. Sopra una scogliera. Calma! Godo! Dai, ripigliamo tutto quello che è nostro, frate. Uno... Il fucile tattico pesante! No, frate! Impazzisco! Ma non si può fare double pump, vero? No, non penso. Non mi fa impacire. Non mi fa impacire. Ah, il grappling mi interessa prenderlo. Però sinceramente, ragazzi, il caccia. Cioè, dai, parliamone un attimo. Il tattico, ragazzi, è storia. Per quanto lì vi fosse anche lui storia. Ma il tattico, boh, cioè. Abbiamo vinto a Pinnacoli. Con 3 kill, incredibile. Una volta ne abbiamo avute tipo 20. Ma come avete visto, ormai sono tutti quanti indemoniati. Letteralmente. Questo fiume, lo sapete che è il fiume più bello che abbia mai visto? Perché per chi si ricorderà, quando mi seguivano ai tempi, in questo fiume, in particolar modo all'incirca in questa zona, forse più verso il ping, praticamente streamavo su Twitch tipo da circa 4 mesi. E mentre che ero in solo, a giocare, arriva tutto lo staff di Twitch in chat da me a scrivermi tipo in inglese, tipo congratulations, check your email. Tradotto, congratulazioni, controlla l'email che potesse avere una sorpresa. E io ero proprio in questo film qua. E io tipo dicevo, ragazzi, raga, ma che succede? Perché questi qua mi stanno scrivendo in chat con il simbolo della moderazione di Twitch? Mi ero boxata così nel fiume. Vado a controllare l'email. Ed è stato nel momento in cui loro mi hanno inviato l'email per dirmi che mi avevano accettato per essere la loro partner di Twitch. Ero in questo fiume ed è venuto tutto lo staff di Twitch America a spammarmi questa cosa di controllare l'email. Ed ero proprio in questo fiume quando mi hanno dato la partnership. E poi alla fine gli ho dedicato anche il game e gliel'ho vinto dedicandoglielo allo staff. Per me questo fiume c'ha dei ricordi di quasi 6 anni fa, che non è solo Fortnite ma va anche oltre, perché si parla proprio di Twitch qua. Comunque bellissima la grafica così pulita, eh? Sembra che abbiano fatto un mix tra la grafica vecchia e la grafica nuova, perché non è interamente la grafica vecchia, ma non è nemmeno la grafica nuova, è letteralmente un mix. Madonna, questo maledettissimo posto. Ogni volta che si scendeva, delle volte failavi, cadevi che rimbalzavi tipo sulla pietra, sul cornicione, e poi morivi sotto. Quante volte Barca c'è morto da questo ponte, meglio lasciare perdere. Odio il carrello. Come faccio a correre? Ah, con spazio! No! Ma sì, ma che bello! L'airdrop, guardate l'airdrop! C'è il drop! Che carino! Madonna, ragazzi, che feeling, che mix di sensazioni inspiegabili, perché sono letteralmente inspiegabili. Madonna, condotti confusi, frate. I fight fatti qua nei tornei, incastrati sotto le ferrovie, che non potevi uscire, che andavi in panico più totale. Esatto, condotti a Roland, che anch'io amavo e odiavo. Dipendeva dalle situazioni, capito? Raccogli lo gnomo. È vero, ma c'era una missione, mi ricordo, ai tempi, di raccogliere tipo sti gnomi di... Tipo raccogliere le Giorgie in giro per la mappa. Madonna, quella montagnetta lì, ragazzi. Che rottura di... Quando la safe finiva lì, le persone si mettevano lì sopra. Era la cosa più odiosa della vita. Ve lo giuro, ve lo giuro. Siamo in sé, non c'è nessuno, cioè. Dobbiamo pushare. A meno uno che l'abbiamo visto, pushiamolo. Cioè, sennò qua fa ma muffa. Ah, ho capito. L'unico modo per pushare questo è avere un rift. Ma non è impossibile, non puoi salire lì. Letteralmente non puoi. Dai, fai l'RPG. Questa però è una mossa... Questa è una mossa proprio da pezzi di merda, se posso dirtela. L'RPG per poi morire. Cioè, questa è proprio una mossa che non dovevo vedere. Ok, non ho mazzo, non ho niente. La sito è un po' critica, se posso dirvelo. Devo provarci, raga. Ah, beh, sì, che ricordi, ve lo giuro su Dio. Il bush così, mamma mia. Perché il bush ti riparava il colpo. Non mi ricordo, l'headshot te lo riparava, tipo se ti cecchinavano in testa. Ti parava il colpo oppure no? Questa è una domanda importante, perché effettivamente non ricordo.
Dai, fammelo fare, ti prego, amore mio. Madonna, ragazzi, vi giuro, stanno tryhardando come dei cani, eh. Mamma mia, frate, ti ringrazio. Ti ringrazio, sì. Sono in 1v1. Questo è un fight all'ultimo sangue, ragazzi, eh. Tragico sto fight, eh? Sono morta, ragazzi. Godo! Quanto cazzo godo! Quanto godo, te lo giuro. Mamma mia, cosa vorrei dire in questo momento, ma non posso. Porco zio! Tua madre! Madonna, raga, quanto tryhard, non ve lo giuro, mi sembrava di essere veramente tornata in season 5 quando stavano lì fermi, immobili, a non fare niente per la paura di perdere, capito? E ci portiamo la prima win a casa! Beh, siamo usciti da Pinnacoli, Cristo Dio, con 2 kill in croce, o 3, quante erano? 4, non mi ricordo. Però, santo di Dio, vabbè, è normale, perché la gente ormai ovunque l'andano, i land sono pieni di gente, quindi si ammazzano 20 player per città, praticamente. Ha un ombrellino temporale, tutto fatto così, capito? Tipo con il rift in canna e quant'altro. Cioè, è il mix tra l'ombrellino, quello vecchio, proprio il primo tutto azzurrino, ma con l'impianto tipo del rift. Figo.